Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha fatto visita ieri al nuovo quarto Calcio per la Legalità, club neopromosso nel campionato di eccellenza. Tommasi ha incontrato calciatori, staff tecnico e dirigenziale e ha indossato la maglia della squadra anti-racket nata l'anno scorso dopo che il Tribunale di Napoli sottrasse il sodalizio sportivo a un clan camorristico che lo gestiva. Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ex giocatore della Roma, Damiano Tommasi, ha disputato anche una partitella con i giocatori. Non è semplice portare avanti certi ideali, ma l'abbiamo sempre portato anche perché i numeri ci dicono, insomma, che sono tanti e la maggioranza che credono in determinati ideali, determinate regole, e credo che questo è il nostro compito, è cercare di parlarne il più possibile, di difenderlo e di dare il giusto premio anche quando certi progetti vanno in porto e si riescono a portare avanti nonostante le tante difficoltà. Tommasi ha poi incontrato il PM Antonello Ardituro della DDA di Napoli, sostenitore del progetto gestito da Luca Catalano, amministratore giudiziario, e da Luigi Cuomo, amministratore delegato del club, che abbiamo ascoltato. Un agognato successo è un successo di liberazione da un anno di grandi soddisfazioni e anche di grandi tensioni. Come sapete, abbiamo registrato quest'anno molte vittorie, qualche rallentamento, ma soprattutto una serie di episodi che hanno cercato di indebolire il progetto, di indebolire la squadra, l'entusiasmo, e devo dire la verità, grazie a questi ragazzi non sono mai riusciti a frenare l'obiettivo, il doppio obiettivo. Avevamo posto all'inizio della stagione l'obiettivo di vincere il campionato e di riportare la squadra nella sua categoria, che è l'eccellenza, e poi di realizzare qui in città un progetto di liberazione dalla criminalità organizzata, e devo dire che anche quello, e anche grazie alla squadra che è diventata un presidio di legalità insieme allo stadio, al quarto, ecco, è nata un'associazione anti-racket fatta di imprenditori onesti, di imprenditori che hanno detto basta col passato, che vogliono contribuire a ricostruire questa città su valori e principi che sono di libertà e di legalità.